ragazze e ragazzi, eccomi qua con una nuova puntata di Pasticciando in Cucina. Come sempre io sono Emma, questa è la mia cucina e oggi prepareremo un secondo che a mio padre piaceva tanto prepararmi quando abitavo a casa con lui ed è il pollo in agrodolce con le mele. Vediamo subito gli ingredienti. Gli ingredienti per questa ricetta sono pollo, mele, cipolla, aceto balsamico o di mele o bianco, rosso meglio di no, sale e olio. Vediamo subito il procedimento. Per prima cosa, in una pentola abbastanza capiente, mettiamo a scaldare dell'olio e quando l'olio sarà ben caldo possiamo mettere a imbiordire la cipolla. Se sentite piangere sono i gatti che sono chiusi nell'altra stanza. Ora che la cipolla è ben appassita possiamo mettere il pollo, tagliato non troppo piccolo. Aggiungiamo anche le mele. Aggiungiamo l'aceto balsamico. Apriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per qualche minuto. Come potete vedere io ho aggiunto dell'acqua e potete o coprire e lasciar cuocere o anche non coprirlo. Infatti io non l'ho coperto. Lasciate cuocere per 10-15 minuti e poi il piatto è pronto. Ci vediamo fra 10-15 minuti. Ok, è passato un quarto d'ora e come vedete il piatto si presenta così. Se volete che il sughetto sia un po' più denso, potete setacciare un cucchiaino di farina e aggiungerlo. E il composto verrà più cremoso invece di più liquido. Ok. Possiamo spegnere e il piatto è pronto. Allora ragazzi, spero di avervi tenuto almeno un po' di compagnia, per oggi abbiamo finito qui,
Vi ricordo di seguirmi qui su YouTube, su Facebook, di commentare sotto i miei video, di seguirmi su Instagram. Come sempre vi mando un bacio e ciao, alla prossima volta!